strepitosa l'Italia di Coppa Davis. Gli azzurri di Barazzutti battono la Gran Bretagna 3-2 e volano in semifinale. Decisiva la vittoria di Andreas Seppi su James Ward. L'alto atesino ha regalato il punto decisivo dopo l'entusiasmante successo nel primo singolare della giornata da parte di Fabio Fognini, che ha avuto la meglio sul numero 1 britannico e numero 8 del mondo Andy Murray. Il vero protagonista delle tre giornate è stato il pubblico di Napoli, che nell'arena costruita sul lungomare ha trascinato gli azzurri al successo con un tifo appassionato ed entusiasta. Un grande pubblico che c'è stato molto vicino, che si è fatto sentire naturalmente come due loro. La Gran Bretagna naturalmente erano di meno, per cui facevano più fatica contro i 5.000 italiani. Il grande pubblico quello napoletano, veramente è stato vicino, è stato di grande aiuto, ci ha sostenuto, ha sostenuto i giocatori oggi in modo particolare che avevano bisogno. Il pubblico napoletano, 5.000 persone, forse anche gli inglesi hanno cantato Lo sole mio, è stata una sensazione veramente emozionante. Sembrava di stare in uno stadio di calcio, era uno stadio di tennis. Credo sia una vittoria per tutta la città, siamo tutti felicissimi. Noi ci candidiamo come sede permanente, è un problema della federazione trovare una sede alternativa al lungomare di Napoli. Credo che abbiamo meritato la fiducia che la federazione italiana internazionale ci hanno accordato. Abbiamo ripagato non solo con l'organizzazione ma anche con la fortuna, l'effetto Napoli è andata avanti nonostante ci fosse di fronte il campione di Wimbledon. Grandissima Italia, grandissimi ragazzi e grandissima Napoli, veramente una soddisfazione enorme sotto ogni punto di vista. Sono felicissimo che ancora una volta Napoli porta bene allo sport, è una città sportiva piena di giovani e noi siamo felici che CONI e federazioni scelgano sempre di più Napoli per tutti i tipi di eventi sportivi. Una bella squadra, come insegna lo sport, abbiamo sempre dimostrato una capacità organizzativa, energie, appunto il pubblico e il privato insieme, chiama Napoli, chiama lo sport, poi una bella immagine dell'Italia e di Napoli nel mondo. Dobbiamo dire, veramente una location unica, straordinaria, siamo veramente felici.